Ciao, eccolo qua, Esco de Nevò, Le vie dell'Eden, bellissimo libro, l'ultimo uscito. Tre racconti sono. In un primo racconto abbiamo l'incontro di due israeliani, un uomo e una donna, di Israele, che si erano conosciuti in un viaggio in Sud America. Casualmente si erano conosciuti. Lei era in un viaggio post servizio militare, molto comune come attività, lui in un viaggio post divorzio. Si sono conosciuti, poi si sono ritrovati in Israele. Un secondo racconto invece che parla di un professore universitario, medico primario, e di una specializzanda, avviene in ospedale. Il terzo racconto invece parla di una donna che è sposata, un giorno il suo marito sparisce, non c'è più, e quindi racconta quello che succede dopo. Questi tre racconti sono legati da un sottilissimo, proprio piccolissimo filo che non influisce minimamente sulla trama dei tre racconti, che sono completamente autonomi, un po' come se avete letto Tre piani, sempre di Nevò, dove ci sono i racconti riguardano sempre tre situazioni familiari, eccetera, che avvengono nello stesso condominio. E quindi i protagonisti dei tre racconti sono in qualche modo legati, però anche in questo caso da un filo sottilissimo, insomma, che semplicemente perché sono lì, insomma, non è una strutturazione organica fra i tre episodi. In questi tre episodi succedono dei fatti piacevoli, dei fatti spiacevoli, degli aspetti anche tragici, e il libro è incentrato sul rapporto fra queste persone, no? I due che si sono trovati, il medico e la specializzanda e la moglie il cui marito appunto sparisce. Rapporti che non sono facili, e dove si cerca, ciascuno in questo rapporto cerca una soluzione ai propri problemi con l'altro, quindi c'è questo continuo dialogo, insomma. Quello che succede, cioè le trame non sono particolari, non sono eccezionali, perché appunto è concentrato tutto sul rapporto fra i due. Ovviamente io le trame non ve le racconto e le scoprite, però sono molto belle. Un libro che si legge molto molto bene, e Nevò scrive meravigliosamente bene, credo anche che il merito, anzi sicuramente anche della traduzione. È un libro che si legge molto piacevolmente, si può leggere anche come dire, in estate, nel senso che non essendo un romanzone che magari uno si perde se dei giorni viaggia, eccetera, sono tre racconti, in tutto sono 250 pagine, quindi insomma sono tre racconti abbastanza agili, molto molto belli. Nevò sta avendo un successo sempre più importante in Italia, sembra che l'Italia sia uno dei paesi dove abbia il maggior successo, al di fuori naturalmente, oltre naturalmente a Israele, dove appunto lui pubblica. Però insomma un altro libro che merita di essere letto, non so se vi ricordate, ma Tre piani, per esempio, da Tre piani Moretti è stato ispirato per il suo film, il film che non ha la stessa trama del libro, è un'ispirazione soltanto, però insomma sembra un bel film. Io non l'ho visto questo film, ho letto il libro come sapete, ma non ho visto il film. Ecco, e io mi fermo qua perché se no vi racconterei il libro, insomma, ecco. Proprio quello di darvi proprio la sensazione, no? di come funziona in questo caso Nevò, proprio la sua capacità di scavare nell'animo delle persone e facendo tirare fuori gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, naturalmente, non soltanto quelli buoni, no? La speranza, eccetera, ma anche quelli che, come dire, magari vorremmo nascondere, ecco, ad una introspezione più profonda. Bene, buona lettura, ecco qua, Vie dell'Eden, Esco il Nevò, e la casa editrice è la Neri Pozza, e costa, ve lo dico subito, prezzo di copertina sono 18 euro. Buona lettura.